se i primi anni 2000 saranno ricordati come gli ultimi della grande fotografia, quelli prima dell'assuefazione da digitale e dell'arrivo di Instagram è anche merito di Marcus Kinklo, fotografo di moda e di celebrity con una vita che sembra un romanzo e uno status di star dietro la macchina fotografica che non ha niente da invidiare a quelli che gli stanno davanti. La sua ultima mostra 2000 secondi, The Exhibition, inaugura il 15 giugno alla Moke Gallery di Los Angeles ed è un tuffo nel passato recente. C'è David Bowie inginocchiato, c'è Beyoncé sulla copertina di Dangerously in Love in jeans e con un top fatto solo di brillantini. C'è Iman con indosso un vestito che sembra andare in fiamme. C'è Lady Gaga con gli occhi chiusi, le sue palpebre dipinte con occhi giganti per farla sembrare un personaggio di fumetti giapponesi. Ci sono Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Britney Spears, la Kim Kardashian del 2002, Naomi Campbell, Kelis, Pharrell Williams, Kanye West. Soprattutto c'è un'estetica molto riconoscibile e definita che fa pensare subito a quegli anni di glamour e lustrini. La scelta di scattare usando la pellicola, Kinklo dice di essersi convertito al digitale solo nel 2005, e in studio, sempre preferibile all'ambientazione esterna, l'uso del ritocco usato sulle immagini scannerizzate da pellicole e poi ridotte e formato digitale. Kinklo nel suo libro Icons racconta di aver ritoccato il top di Beyoncé per farlo luccicare ancora di più, le spalline sottili, le visiere colorate, i gioielli pesanti, le minigonne. Oggetti e particolari che definiscono un'epoca e che sono presenti nelle sue fotografie come segnali spazio-temporali su una mappa, li vedi e sai subito dove ti trovi. Nato in Svizzera e con nelle vene sangue italiano, francese, ebreo e ungarico, figlio di un suonatore di corno francese in un'orchestra sinfonica, Kinklo inizia a suonare il pianoforte a 3 anni. A 7 anni passa alla chitarra classica e poi all'arpa, strumento che lo porta a frequentare il Conservatorio Nazionale di Parigi e dove si diploma. Negli anni 80 gira il mondo esibendosi in recital solistici in sale da concerto e diventando il primo arpista con un importante contratto discografico. Nella primavera del 1994, a 34 anni, un infortunio al pollice destro lo costringe ad abbandonare l'arpa e a cambiare vita. I primi passi nel mondo della fotografia di moda li fa grazie a Isabella Bo, che nota delle sue foto su una rivista di moda underground e lo ingaggia per un servizio fotografico per The Sunday Times di Londra. Lì lo vede David Bowie che gli chiede di scattare la copertina dell'album Eden. Per la moglie Iman, scatta invece la copertina del suo libro Yamima. Il resto è storia, con le copertine degli album di Beyoncé, Mary J. Blige e Mariah Carey e le campagne pubblicitarie per aziende come Elizabeth Arden e L'Oreal Paris. Viste oggi, in epoca di cancelletto no filter e del ritocco come mano del diavolo, dell'esegesi del senza trucco e del dominio del fai da te su Instagram, viste oggi queste immagini sono un tuffo in un passato che non tornerà più, quello degli anni d'oro delle riviste di moda, di Interview e dei suoi servizi sempre provocatori, dei budget stratosferici e delle dive che si facevano ritrarre come tali, orgogliose della loro divinità. Un po', in fondo, ci mancano.